Good morning roleplayer, benvenuto alla nostra rubrica quotidiana di persone, storie, emozioni e sì, perché no, anche giochi di ruolo. Questa mattina partenza lenta, ieri sera siamo un po' sballati a Gardaland e quindi siamo arrivati in realtà presto, siamo arrivati prestissimo a casa, solo che ho detto no, voglio dormire, domani non ho impegni, tanto oggi... Domani di ieri, appunto, tanto domani fa brutto, quindi non ci sarà neanche possibilità di andare in giro a uscire. Allora tanto valeva uscire tardi dal lavoro. E infatti oggi il clima promette male, promette un po' di pioggia, ma a noi la pioggia piace perché è ripresa. Comunque, è già il secondo giorno che becco un articolo che riguarda non mi ricordo più esattamente il sito di origine, ma l'ho beccato su Feedly e riguarda sostanzialmente un gioco di ruolo, Zion, scritto Shion, che parla di... è un urban fantasy, se ho capito bene, tradizionale, che parla di divinità, semidivinità e quant'altro che entrano nel mondo... nel mondo di tutti i giorni, nella vita reale, e persone che si connettono a queste divinità, perché come ogni buon urban fantasy non tutti sono a conoscenza di queste cose, e sostanzialmente niente, fanno le cose tamarre, eccetera eccetera. Solo che l'articolo parte con uno pseudo clickbait, e cioè: ci saranno i draghi nei nostri giochi? E io pensavo che si parlasse in generale di un sistema per introdurre i draghi in vari giochi, immaginavo, tradizionali. E in vari giochi tradizionali, non so, delle meccaniche particolari. In realtà Zion presenta un'espansione tutta sua e che riguarda appunto i draghi, e quindi le... Se ho capito bene, vengono utilizzati come cavalcature / creature con cui si può instaurare un legame, un po' come Aragorn, per intenderci. Ecco, magari sto sbagliando completamente. Se conoscete il gioco, correggetemi se sbaglio. E a un certo punto comincia a descrivere come verrà, con questa nuova espansione, come verranno introdotti i draghi. E parte il pippone del... quante ali hanno, quante zampe hanno, di che colore sono, quanto sono alti, in che zone del mondo sono distribuiti, e CPC, e ciopociò, e ciopociò. E più leggevo, più mi saliva un po' la rabbia, perché l'utilità di dover fare un compendio dei draghi, l'ennesimo compendio sui draghi in un gioco di ruolo, cioè... So, un po' di immaginazione, chiedete un po' di immaginazione ai giocatori, mi veniva da dire a questo game designer. Però prova a chiedere a chi gioca di inventarsi un po' sti draghi, tanto alla fine le stat, i numeri li decidi tu, cosa cambia? L'aspetto inutile. Vabbè, è un gioco tradizionale, è descrittivo, non è inventivo su quel lato là. Allora. E poi dopo mi fermo un attimo e dico, no, aspetta, ma questo non era un urban fantasy sulle divinità? Cioè, infatti la domanda, una delle varie domande, perché erano domande all'autore, una delle domande all'autore erano tipo, ma i draghi saranno le nuove divinità dell'espansione? E la risposta è stata, no, i draghi sono solo i draghi, abbiamo aggiunto solo i draghi perché Dungeons and Dragons, perché noi forse in qualche modo avevamo già i Dungeons, ma non abbiamo i Dragons. Ah, e lì ti rendi conto, io da game designer parlo, ti rendi conto dell'inutilità di una cosa del genere, è incredibile. Cioè, tu fai un gioco che parla di tematiche legate a superpoteri, probabilmente a capacità straordinarie, a un legame con una divinità, un urban fantasy... Penso in stile Percy Jackson, che non ho letto, però immagino che il parallelismo sia lì come contenuti.
E poi prendi i draghi e li butti dentro come la marmellata sulla peperonata, solamente perché la marmellata piace a tutti. Peccato che la marmellata e la peperonata non vadano molto d'accordo e fanno anche un po' schifo, credo. Non ho mai provato. Cioè, questo è il mio dilemma. Non abbiamo bisogno dei draghi in un gioco in cui i draghi non sono i veri protagonisti del gioco. Se i giocatori lo ritengono opportuno, nella fiction opportuna, creare dei draghi, allora magari ha un certo senso. Ma in un gioco del genere, dove le tematiche e i contenuti sono totalmente diversi, abbiamo veramente bisogno del drago? Poi magari il gioco non lo conosco, però da come si è presentato, da come l'ha introdotto l'autore, questo io mi aspettavo. Allora, l'unica possibilità è che la premessa sia falsa. Stai rompendo la premessa del gioco. Cioè, stai dicendo che un gioco ha una premessa che non viene mantenuta, però. Cioè, dice, divinità, botte, poteri, urban fantasy e poi Skyrim. Allora, stai rompendo la premessa volutamente. Ma sinceramente non so dove può arrivare. Chi conosce Zion, per favore, me lo dica, perché sono curioso di sapere se effettivamente è un'espansione attesa e se ha senso nel gioco, perché magari qualcuno di voi là fuori nel proprio piccolo ha giocato a questo gioco e ha idea del come e perché i draghi possano starci o non starci, ditemelo voi. Però cosa ne pensate di quando viene proprio spiaccicato all'interno di un gioco, incollato, no? Il cacciavite con l'apriscatole, lo sbucciapatate, cioè. Quando viene aggiunta una roba a un'altra, così, solo perché sì. Cosa ne pensate di questa cosa qua? Sia da game designer, perché so che là fuori ci sono alcuni game designer che mi ascoltano, e da giocatori, perché cazzo, cioè. Vorrete avere una fiction coerente con quello che avete cominciato a giocare, no? E poi arrivano i draghi e ti fa culo tutto. Cioè. Boh. Fatemi sapere. Oh, Dio, queste cose mi fanno veramente salire l'embolo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci sentiamo domani mattina per chiudere la settimana in bellezza, spero. E come sempre, come ogni giorno, rock and roll play. Senza draghi, possibilmente.